Adesso è il momento di un altro straordinario artista che ama moltissimo l'automobile, ma questo insomma è solo un pretesto per averlo con noi, Alessandro Bergonzoni, eccolo qua, magari qualcuno l'ha visto, l'ha visto a teatro ieri sera, come va, tutto bene maestro? Beh. Dire un onore è poco, dire di essere felice è poco, dire grazie è poco e quindi vado via. No, vado via io, perché... No, gente... avete già fatto un applauso a un grande giornalista? Non è importante. La gente... che di automobili ne parla anche dentro, non solo fuori. Quello è vero, però la gente è venuta per voi. Anche. Quindi adesso lui fa un numero straordinario... No? Quasi straordinario. Sì, sì, possiamo dirlo tranquillamente. Perché quindi straordinario c'è soprattutto Enzo Ferrari. Giustamente. E poi ci ritroviamo. Ci tenevo a dirlo perché noi siamo venuti molto dopo. E poi ci ritroviamo alla fine per i saluti, anche perché c'è da mangiare e da bere per tutti. Là in fondo. Come sempre, però grazie Modena. Che non ci vadano prima di averti ascoltato. No, ma sono legati. Beh, Alessandro Bergonzoni. Grazie, ciao. Leo. Grazie. C'è una scritta lì, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Allora mi sono detto, io ho fatto un sogno, ero in una cuccia di 400 metri quadrati, sento bussare un cane magrissimo che mi dice, posso entrare? Un vescovo mi colpisce con un conclave e io strabatto al suolo. Vorrei svegliarmi, ma non ce la faccio. Nel sogno, nel mio sogno, sono in un kraal, un dopolavoro ferroviario. Tre anziani suonano la fisarmonica, uno non la suona. Vado vicino a quello che non la suona e gli dico, tu perché non suoni? Lui mi dice, io non suono perché ho le chiavi. Vorrei svegliarmi, ma non ce la faccio. Nel mio sogno... vedo un vecchio col pallino delle bocce e gli altri vecchi che lo inseguono perché vorrebbero giocare a bocce anche loro. E dicono, le teniamo per dopo, gli applausi li teniamo per Enzo Ferrari. E dicono, capisco la passione, però vorrei giocare anche noi. Nel mio sogno si apre un torneo di bocce molto complesso che si chiama Vedremo. Si gioca di notte al buio pesto, solo la mattina con la luce si va a vedere il punteggio, quindi se non c'è neanche il pallino è difficile capire chi ha vinto e chi ha perso. È un sogno strano, grazie, è un sogno strano. Vedo anche due vecchi al tavolino che giocano a scatti, re, regina, alfiere, cavallo, scatto matto. Nel sogno sono stanco, vorrei svegliarmi ma non ce la faccio. Prendo una moto e faccio una curva che mi porta fuori, solo che mi porta troppo fuori. Cado sull'asfalto fresco, un attimo prima dell'arrivo di una bettoniera guidata dal killer dei caduti sull'asfalto fresco. E io sono lì, nell'Ohio c'è la più grossa nevicata del secolo, me ne frego. Perché io sono caduto a Modena, quindi chi se ne frega. Solo che dell'Ohio il commissario che deve arrestare il killer dei caduti sull'asfalto fresco. E io sono lì davanti al killer che mi dice cosa facciamo, cominciamo o no? O lo aspettiamo? Dico cominciamo. Lui mi dice io ti do due dadi, se tiri e fai più di 12 non ti uccido. Altrimenti sei un uomo morto. Il sogno continua. Mi ricordo che dovevo svegliarmi ma non ce la faccio. In quel momento sento tre mendicanti, quanti? Tre mendicanti, cioè dei poveri stonati, tre mendicanti, sento, arriva l'ambulanza, mi porta subito al centro grandi stonati e portano via anche me, che non avevo neanche cantato, e mi chiudono in un androne con uno che per 25 ore su 24, ho chiesto un'ora in più per le prove, cantava così, volare, cantare, volare, cantare, era Mugugno, era lui.
E a proposito di volare, Enzo Ferrari ne sapeva qualche cosa di volare, ma il sogno continua, vado avanti, vedo un passeggino con sopra un bambino e una tata che spinge il passeggino, chiedo alla tata quanto tempo ha, mi dice ha 2 mesi, poi mi giro e vedo una badante slava che spinge un anziano malato e gli chiedo quanti mesi ha. E lei dice ha 2 mesi di vita. Capisco che il tempo è variabile. E infatti sulla badante comincia a piovere, sulla tata splende il sole. La tata è bella, no, un tipo. È un viso interessante, un po' volgare, il classico viso vacca e sapone. Lei mi guarda e mi offre un ramarro marron, un ramarron. E mi dice, accetta questo ramarron. Io non ci casco, mi offro una rosa marron. Mangio la foglia, beh, un errore. Mi trasformo per un incantesimo in un eritreo di un anno e mezzo col brufoli e col tutù rosa. Tutti ridono di me, tutti ridono di me. Tutti. Escluso uno che cerca di accarezzarmi ma non ce la fa, è lo sfioraio è cambiato da quando ha questa piantagione di cactus, non è più lui, ha anche una piantagione di raptus, queste piantine, ma è strano, sono stupito, sento un rumore di gomme nel sogno, non riesco a svegliarmi, vedo una macchina familiare, è la mia, la vedo. È strana, è guidata da un uomo che va in retromarcia da Modena fino a Bari. E di fianco a una mummia e gli chiedo perché vai così piano. Lui mi dice ho paura di sfasciarla. Me lo ricordo ancora questo sogno, me lo ricordo ancora, me lo ricordo. Attaccato dietro questa macchina che era targata Modena, aveva un tarallo gigantesco sul carrello c'era un tarallo di 50 metri grandissimo. Questo che guida arriva nel centro esatto di Bari, sgancia il carrello, spinge il tarallo dentro la città e fugge all'alba gridando il tarallo di Troia! Ma non succede niente, non succede niente. Io finalmente mi sveglio. E penso, proviamo a interpretare un sogno di questo tipo, ma non è facile, perché se lo puoi sognare, le puoi fare. Allora ho detto, non vorrei che se avesse ragione il Drake, io tutto quello che ho sognato lo dovrei fare e questo sarebbe molto pericoloso. Ma stasera sono qui non per raccontare i miei sogni, ma per dire come quella frase possa significare moltissimo. Noi oggi quando parliamo di sogni parliamo solo di bisogni, parliamo solo di desideri. Quando si parla nella pubblicità di sogni si parla sempre di cose materiali e non di un campanile, per esempio. Io ringrazio perché lo so che Enzo Ferrari quando si vuol far sentire lo fa alla grande e in questo momento adesso parlo io e ce le sta suonando perché non abbiamo capito che i sogni non sono quelle quattro carabattole che sogniamo noi. I sogni sono l'incredibile, ecco la forza. Il sogno è una cosa incredibile, impossibile, e richiede la forza di realizzarlo quando tutti gli altri ti dicono sì, è questo, non ci credo. Quelli che ti dicono non ci credo, non è vero, non ne posso più della gente che sogna in affitto, della gente che sogna solo pensando a cose piccole. E noi dobbiamo fare voto di vastità. Fare voto di vastità. Che cosa significa fare voto di vastità? Diventare più grandi tutti. L'esempio del Drake è un esempio, ma noi dobbiamo essere il Drake, siamo noi. Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, e ho capito. E ho capito che le cose piccole alla fine, le cose poche possono uccidere.
E allora dobbiamo svegliarci, svegliarci. Dobbiamo andare nelle scuole a raccontare, nelle università, che esiste anche il sogno. Nelle università è tardi, bisogna andare nei licei, è tardi anche nei licei. All'elementare bisogna andare, è tardi. Bisogna andare negli asili, a spiegare, è tardi anche negli asili. Bisogna andare durante il rapporto e dire, ascolta, cioè proprio mentre passa questo futuro, mentre passa il futuro come fosse un'automobile, mentre passa quel futuro, dire a quel bambino futuro che non esiste solo quello che noi vediamo, ma esistono anche le cose indicibili, inaudite, inaudito. E allora io ho lasciato e voglio lasciare a voi una lettera che ho scritto a Enzo Ferrari oggi per aprire la sua casa museo. Però questo non è un campanile, è una sinfonia, e a me fa piacere, perché mi piaceva quando c'era Paladino, mi piace ancora adesso. Caro Enzo Ferrari, è una generazione che ti stimo. Prima ti stimava mio nonno, poi mio padre e adesso io. Sei una delle sette meraviglie del mondo, insieme a Bambi, la Torre Eiffel, le cascate del Niagara, il Grande Canyon, la pizza, la Pietà di Michelangelo, le piramidi, Topolino. Sei tra gli uomini che sanno il fatto loro e non lo dicono a nessuno. Gente aperta, anche la domenica. Persone che dicono pane al pane, vino al vino e Marcellino a Marcellino. Questo è quello che si deve fare. Tu, Enzo, se guardi un uovo, sei capace di dire chi sei tu? Né carne né pesce, questa è la verità. Ci vuole fantasia per creare, fantasia. Sei molto avanti, Enzo. Sai che per calcolare l'area di servizio basta moltiplicare il benzinaio per 3,14. Queste sono delle idee. E tu sai cambiare. E quando dico cambiare vuol dire anche mutare la vita, mutare non vuol dire stare zitti, mutare vuol dire cambiare, essere diversi, e tu ce l'hai insegnato. Tu sai che fa diesis è la somma di 5 più 5, non è musica, è matematica, e matematicamente hai capito come si deve fare. Tu sai che chi ha avuto, avuto, ha dato, dato, non è un proverbio per i balbuzienti, ma è un'idea. Non è tutto oro quello che abbiamo in bocca, molte sono carie, quindi bisogna stringere i denti. Tu sai che per fare bene il proprio lavoro bisogna esserci portati, ma se non si hanno mezzi di locomozione bisogna essere anche venuti a prendere. Ecco perché hai inventato quello che hai inventato. Tu hai fatto passi da gigante, come diceva Gulliver, non solo nell'industria, ma nel pensiero. La tua squadra è fatta di uomini illuminati che brillano anche nei momenti bui, perché avete un grande passato, un radioso futuro, uno splendente gerundio. A mio modesto parere, che peraltro condivido, il mondo senza di te, Enzo, sarebbe come Yogi senza Bubu, come Stretto senza Messina, Orbe senza Tello, Gallina esibizionista senza ovazioni, Stalio senza olio, anche dopo un tagliando, perché la vita è una grande tagliatella e tu il suo ragù. Tu hai una marcia in più, e non parlo di mele, ma parlo di capacità, con la S maiuscola, capacità, tenacia, audacia, scaltrezza, chiarezza, dimestichezza, fortezza, Bressanone, Verona, Maranello, ferma a Modena, a casa tua, al tuo museo. Tu sai che i soldi non sono tutto, esiste anche l'oro, l'incenso, la mirra, l'abnegazione, esiste anche l'interiorità, il senso del sacrificio, anche il senso di nausea, perché certe cose non sono belle, bisogna rifiutarle e quindi bisogna scegliere nella vita. Nella vita l'importante non è vincere, ma come dico fino alla noia, l'importante è ritirare il premio. Ecco, e questa città oggi per te è un premio. Il tuo premio è la stima che hai meritato per molti versi. Per molti versi, nessuno è come te. Davanti a te ci togliamo il cilindro dalla testa e parliamo di un motore.
E quindi grazie, perché sei stato grande dentro tuoi ammiratori e stimati pensatori. Grazie. Meraviglioso, eh? Grazie alla Museo Casa Enzo Ferrari, grazie Modena. Indegnamente, no, indegnamente. No, no. Diciamo. Grazie, grazie Ivano Marescotti. Eccolo qua, è arrivato. Poeta, scrittore, oltre che grande lettore, grazie, grazie. No, diciamo anche che stasera sei a teatro ancora a Modena, eh? Se vuoi, non volete dire... invitare la platea Castello, non vabbè, c'è più posto. Ah, è tutto venduto. Lo facciamo qui dopo le 11. Ah, dopo arrivi. E si chiama Urge lo show. Urge, e se no faremo Ferrari bis, quello delle 11. Molto bene. Allora, siccome siamo arrivati alla fine, io volevo di nuovo ricordare il 10 marzo ci sarà l'inaugurazione con ingresso libero, Casa Museo Enzo Ferrari, la notte dei motori che seguirà. Tra l'altro mi fa piacere dirlo, Modena è l'unica città nel mondo che tra tutti i Ferrari Club che esistono, che sono centinaia e centinaia, ne ha uno che proprio si chiama Scuderia Ferrari Enzo Ferrari, con la sede in via Misley. Solo questo è ammesso tra le varie associazioni che si richiamano al mito del cavallino. Grazie per essere stati con noi, grazie Ivano, grazie Alessandro. In fondo, offerto dalla pasticceria emiliana della cantina Messori, c'è il buffet gratuito per tutti, eh? Di corsa! Grazie, arrivederci. Grazie Leo, grazie Ivano.